Ciao e benvenuto a una nuova puntata della rubrica dell'oracolo. Andiamo a vedere che cosa è in serbo per noi l'universo questa settimana che va da lunedì 13 di febbraio a domenica 19 di febbraio. E come al solito faremo la lettura con il mio oracolo, l'oracolo della magia gialla. Andiamo a vedere qual è l'emozione dominante questa settimana. Andiamo poi a vedere qual è la legge universale all'opera. E infine andiamo a vedere qual è l'azione che l'universo ci consiglia di intraprendere per armonizzarci con la legge universale all'opera. Allora, l'emozione dominante questa settimana è: ritorna la grande affezionata. A dicembre è stata con noi parecchio, a gennaio si è fatta viva, a febbraio ritorna l'ira. Andiamo ora a vedere la legge universale all'opera, la legge del 3, e andiamo a vedere, speriamo che le azioni ci aiutano un po', il lancio del desiderio. Ok, allora. Settimana in cui bisogna stare molto attenti, perché? Allora, l'ira ormai è una vecchia amica, si è fatta vedere tanto nei mesi di fine anno e sta tornando. Anche questa settimana ti chiedo con chi sei arrabbiato. L'ira è un sentimento che nasce dentro e esplode, esplode. Fuoco, quanto è fuoco, no? In un certo qual modo non è necessariamente negativa, perché comunque ci sono delle cose che ci fanno arrabbiare e non ce le dobbiamo tenere dentro, perché sennò quelle cristallizzano e possono arrivare fino a creare delle vere e proprie malattie. Quindi va bene che venga lavorata l'emozione che ci fa star male e che venga esternalizzata. Il problemino come? Non bisogna esplodere, nel senso che molto spesso l'esplosione nasconde dei pregressi, nel senso che a volte si esplode per un non nulla o comunque non è una reazione proporzionata. Se però si accumula tanto, arriva la famosa goccia che fa traboccare il vaso e eccola là che si esplode. Quindi, questa settimana attenzione, perché potrebbe arrivare non una, ma più goccioline. La legge del 3, infatti, sappiamo ormai che è la legge che dà la risonanza, quindi questa ira la possiamo provare su più livelli, nel senso che magari un determinato comportamento non ci limitiamo a vederlo come tale, ma andiamo a creare e a vedere una dietrologia un po' eccessiva, perché appunto fonda su qualcosa che ci fa già arrabbiare. Quindi magari la superficialità, per esempio, di un collega può essere vista non come una sua superficialità e basta, ma magari può essere vista come un torto, una mancanza di rispetto. Insomma, possiamo rischiare di diventare eccessivi nelle nostre valutazioni questa settimana. Quindi attenzione a questo, perché se poi noi andiamo a vibrare una determinata cosa, l'universo si attiva e andiamo a lanciare il desiderio sbagliato. E quindi utilizziamo invece in modo costruttivo tutta questa energia, cioè laddove ci stiamo per arrabbiare, ricordiamoci che c'è appunto l'ira come emozione dominante, ricordiamoci che c'è la legge del 3, quindi che parte subito e si triplica questo sentimento, quindi riprendiamoci quell'energia, trasformiamola in qualcosa di liberatorio, costruttivo. Per esempio, fate più sport, fai più sport, fai se magari fai anche che fai sport tipo lo yoga, che magari di suo possono essere più tranquilli, cioè allenati forte, se corri, corri un po' di più, se vai, insomma, stancati fisicamente, perché hai bisogno di sfogare. Questo sarà molto importante questa settimana per tenere sotto controllo gli eccessi.
Gli eccessi d'ira, nel senso che però cogliamo l'occasione per liberarcene una volta per tutte, perché comunque se l'ira è dentro di noi in qualche modo va tirata fuori, ma in modo proporzionale, non tipo vulcano che esplode travolgendo tutto. Facciamo una cosa che lasci, diciamo, qualcosa di integro, cioè non andiamo a col fuoco a distruggere completamente tutto, perché si rischia di distruggere anche quello che si è faticosamente seminato e costruito. Quindi usiamo l'energia potente, tanta che c'è nell'ira, mandiamola in risonanza in un modo trasformativo. L'ira è fuoco, il fuoco trasforma, utilizziamo questa risonanza per lanciare un desiderio potente. Lancia un desiderio potente, questa settimana puoi, ma non lo lanciare dalla frequenza dell'ira, ma lancialo facendo tua tutta quell'energia nascosta in questa potente vibrazione. Nel momento in cui mi accorgo che c'è un qualcosa che mi fa solo star male, se inizio a percorrere la via del perdono, che non vuol dire dimenticare o lasciar correre, ma vuol dire impedire a quella situazione o a quella persona di continuare a farci male, noi ci riappropriamo di un quantitativo di potere e di energia, perché tanto provare tutta quell'ira ci fa solo male a noi e a chi ci circonda, perché molto spesso va sfogata su, cioè su chi capita e non su chi dovrebbe essere il diretto interessato. Quindi riprendiamoci quell'energia ed è quella che mandiamo nell'universo, potente e triplicata, per lanciare appunto un bel desiderio. Quindi l'ira sarà una grande maestra perché potrebbe farci esplodere, però potrebbe essere anche portatrice di un enorme dono perché può essere la settimana giusta per scagliare un desiderio grandissimo, inimmaginabile, qualcosa che forse hai addirittura paura ad ammettere a te stessa e stesso e a pensare che l'universo possa dartelo. Quindi inizi a pensare a qualcosa di grandissimo che vuoi chiedere all'universo e che vorresti che si realizzasse, così che quando arriva l'ira ti ricordi il tuo desiderio, vai a trasformare quell'energia, la fai tua e lanci il tuo desiderio. Buona settimana e mi raccomando, occhi aperti. Ciao, alla prossima.